voglio anzitutto ringraziare di cuore tutti voi qui presenti e tutti coloro che donano il lavoro professionale, competente, capace di cura alla realtà degli ammalati, a cui voglio far pervenire attraverso i cappellani il mio personale abbraccio. Ringrazio di cuore tutte le autorità ospedaliere, il mondo dell'università entro cui si colloca questa storica e grande realtà, i familiari degli ammalati, tutti gli operatori sanitari, i volontari. E ringrazio poi in un modo del tutto speciale, nelle persone di Don Giuseppe e di Don Paolo, i sacerdoti e le religiose, che rendono possibile quella dilatazione della cura terapeutica, una cura globale della persona intera. Non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo in un luogo di sofferenza e di prova, in un luogo in cui siamo chiamati a combattere la malattia non solo come anticipo del nostro destino mortale, ma siamo chiamati a combattere la morte, affermando sempre e in ogni caso la vita, dal concepimento fino al suo termine naturale. La vita di ogni uomo, soprattutto dopo una certa età, non può non porsi tutti i giorni, almeno come un rumore di fondo, il destino della morte terrena. Ecco perché la malattia e soprattutto l'ombra della morte interrogano ogni operatore sanitario, oltre che ogni ammalato e ogni familiare. Questa Ca Granda, che impressionò lungo i secoli molti visitatori di Milano, perché non si aspettavano dall'esterno di incontrare questo luogo in cui la civiltà e anche il senso religioso si erano impegnati in termini rigorosi e scientifici a curare la malattia e a liberare il più possibile dalla morte terrena gli abitanti di questa città. Questa realtà che si sta ora profondamente rinnovando, mi hanno informato del fatto che il progetto di creare un ospedale nuovo su questo stesso antico ospedale avanza e sarà certamente uno dei tanti segni della rinascita di Milano. Ma il senso del parroco di questa chiesa, privilegio riservato all'arcivescovo di Milano, di essere parroco di questa chiesa, si coglie solo entrando un poco nei testi di questa solennità. E paradossalmente, proprio in un luogo come questo, ciò che in primo piano viene a colpirci è l'affermazione dell'angelo: rallegrati piena di grazia perché il Signore è con te. Qui fa in un certo senso irruzione nella nostra vita, nell'oggi, in questa bella giornata per la Ca Granda, fa irruzione la dimensione, per così dire, invisibile, una volta si diceva soprannaturale, della nostra esistenza. Fa irruzione
la convinzione che con noi, in ogni momento della nostra vita, sta la compagnia di Dio, sta la cura che Dio si prende di noi. E già questo è un concetto rivoluzionario che nella nostra lingua forse non possiamo esprimere bene, poiché il termine cura tiene dentro sia l'arte medica in senso stretto che la cura in senso lato, anche se al giorno d'oggi soprattutto i problemi che stanno nascendo intorno al morire ci obbligano a dilatare il concetto di cura medica fino al concetto di care. Pensiamo alla grande importanza dell'accompagnamento all'atto finale dell'esistenza terrena, che è il morire. Pensiamo all'importanza delle cure palliative, pensiamo all'importanza dell'accompagnamento di tutti gli ammalati che sono chiamati a compiere quest'ultimo passo terreno, aiutandoli a vivere la morte come un abbandono, come il dono totale e definitivo nelle braccia del Padre. Quindi la presenza dell'Arcivescovo qui, la presenza della Chiesa sostenuta dai cappellani, dalle suore, dai tanti laici impegnati, vedo con piacere dei giovani universitari che hanno fatto anche il chierichetto, superando qualche ironia da parte dei loro compagni, probabilmente. Ecco, vedo con piacere anche il coro. Insomma, la presenza della Chiesa è qui per dirci: attento, comunque tu la pensi, la questione del senso del vivere te la giochi ogni giorno, passo dopo passo. E la malattia è come il campanello d'allarme che arriva a un certo punto a dirti: guarda che la tua fine terrena può essere imminente. Allora, come intendi collocarti di fronte al perché vivi? Al perché vivi, come intendi porti di fronte alla prospettiva del dopo morte, del cosiddetto al di là. Io credo che, indipendentemente dal fatto che uno abbia o non abbia la fede, non può evitare questo problema, soprattutto se ha una responsabilità di cura del paziente in senso stretto, perché l'uomo non regge stabilmente, definitivamente, soprattutto creativamente, superando quello che il Santo Padre chiamava la rassegnazione nel Duomo di Milano sabato l'altro, che conduce all'accidia, se non tiene desta la domanda di senso del suo vivere. Non possiamo rifugiarci nella sterminata conoscenza quantitativa dell'artificiale, che pure è importante, che non vogliamo assolutamente eliminare dal reale, ma piuttosto concepire come allargamento dello stesso. Ma dicevo, non basta un arricchimento necessario di competenze perché la questione del senso si ponga. La questione del senso non è quantitativa, è qualitativa. Per quanto la cultura dell'algoritmo possa procedere, magari rischiando di ridurre la nostra libertà, alla fine ci sei tu, alla fine ci sono io. Noi dobbiamo porre la questione del nostro essere al mondo e del destino di uscire da questo mondo per che cosa? Per l'annullamento del nostro io o per essere accolti nella casa piena di porte aperte che è la Santissima Trinità? Dio non è un fortino da espugnare, è un abbraccio che ci accoglie e che ci attende e a cui, come tanti
santi, tante persone, tanti santi anonimi che si sono anche in questo luogo dedicati alla cura ci hanno documentato questo destino di accoglienza si iscrive nell'orizzonte della cura e diventa una prospettiva stabile di salvezza. Nel cuore dell'uomo c'è questo desiderio di durare per sempre, per quanto molti elementi possono far pensare al finire nel nulla, bisogna perlomeno accettare che il bicchiere sia mezzo pieno e mezzo vuoto. Se uno desidera durare, c'è una ragione per tutto questo, che non può essere abbandonata e considerata inferiore alla ragione che ogni vivente, per il fatto di nascere, deve passare attraverso la morte. Allora la figura della Vergine Santissima, di cui celebriamo da tanti secoli la festa in questo luogo, ci indica la strada. La Madonna è molto critica nei confronti dell'annuncio dell'angelo. Pur essendo probabilmente una giovane ragazza, non si entusiasma immediatamente, si fa guardinga, pone una serie di domande all'annunciatore, molto realistica, soprattutto quando dice: com'è possibile questo se non conosco uomo? Ma qui viene la frase che ci sfida, che sfida me, che sfida ciascuno di voi in questa celebrazione. Nulla è impossibile a Dio. Dovremmo riflettere di più su chi è Dio, sul fatto che Dio è Dio e ha in potere il nostro metterci al mondo, il nostro mantenerci creandoci in ogni momento nell'esistenza e il nostro accoglierci alla fine della vita terrena nella prospettiva di un giudizio carico di misericordia. Allora riprendiamo ora la celebrazione sacramentale dell'Eucaristia con nel cuore questa domanda: Oddio, sono io capace di abbandonarmi a te, di intravedere dai molti segni dell'amore la forza della tua presenza in mezzo a noi, soprattutto dell'amore del crocifisso glorioso, di colui che unico poteva non morire e che ha dato la vita, portando sulle sue spalle il nostro peccato e la nostra fragilità. Avvicinandosi alla Santa Pasqua, guardiamo al crocifisso, o piuttosto lasciamoci guardare dal crocifisso, in modo che risvegli in noi il senso pieno dell'esistenza e rafforzi la capacità di dedizione che chi è nella prova della malattia e della morte ci domanda. Amen.